restiamo sul tema dei rischi, anche perché poi i pacchetti di welfare che sono nei contratti hanno anche un vantaggio fiscale, quindi voi dite perché alcune cose entrano in uno spettro così ampio. No, io provo a condividere un paio di suggestioni. Credo che il professore che ci ha preceduto abbia rappresentato bene qual è la difficile tenuta del sistema di welfare universale basato su quello dello Stato, che era un po' le pensioni e la sanità, e che rischia di essere minato attraverso dei fattori che sono stati elencati in maniera molto, molto bene, dalla bassa crescita, dalla bassa produttività, dall'andamento demografico, la decrescita, bassi salari, la svalutazione del lavoro e la continua riduzione della spesa dei servizi. Questo sta innescando una bomba esplosiva che rischia di implodere e che pagheranno poi future generazioni. Per quello bisogna pensare a un welfare innovativo, perché sennò aumentano le disuguaglianze, aumentano le nuove fragilità e quindi ci troviamo sempre nel gestire un'emergenza. Quindi quando parliamo di universalità, è chiaro che noi come sindacato siamo posti una questione. In questi anni abbiamo sviluppato attraverso la contrattazione e il sistema della brevità di cercare un welfare inclusivo. Abbiamo delle esperienze molto positive, però aggiungo ancora due cose su questo, perché ha ragione, condivido in parte la cosa che diceva la mia collega, però anche il sistema di welfare cambia rispetto a quelli che sono i bisogni. Io credo che nelle fasi della vita di un lavoratore, di una persona, a 20 anni, 30 anni, 40, 50 anni, i bisogni sono diversi. Quindi bisogna anche rivedere quello che oggi è l'offerta e il debut. Seconda questo cosa... non è un paese per giovani, no? Come si dice? Sì, no, no, però fortunatamente abbiamo ancora... Cioè, però delle risposte, dei bisogni ci sono, che bisogna saper intercettare. Quindi non può essere un welfare sostitutivo, ma deve essere integrativo, accompagnato, e credo che pensare a un welfare innovativo dobbiamo pensare a un secondo welfare, che può essere qual è il ruolo dello Stato, qual è il ruolo del mercato, qual è il ruolo del terzo settore, quali sinergie, come fare rete e come fare sistema. La cosa preoccupante è che rispetto a quelli che sono le nuove fragilità, i nuovi bisogni, c'è una parte di popolazione che è esclusa da quello che è un sistema di protezione sociale. Penso ai pensionati, penso a quel 15% di lavoratori oggi che non ha cittadinanza, non ha, come posso dire, non rientrano in quelle che sono situazioni di regolamentazione del mercato del lavoro. E penso a quei lavoratori oggi, siccome il nostro è un paese dove il tessuto produttivo è molto polarizzato, c'è il sistema dell'artigianato che ha un sistema di realtà che bisogna intercettare e bisogna sviluppare, che è anche protettivo. Abbiamo tutta una serie di federazioni dove c'è un sistema di welfare diffuso. Quindi io credo che questa sia una nuova frontiera, partendo anche dal messaggio che oggi ha lanciato UNISIND. Insieme si può. Io credo che oggi UNISIND 10 anni di esperienza ha sviluppato il brand che ha Mauro ha rappresentato bene nei numeri, nel raggiungere le persone. Io credo che bisogna diversificare rispetto a quello che oggi è una domanda, che vuol dire creare delle sinergie. Faccio un esempio per chiudere. Oggi noi abbiamo, attraverso la defiscalizzazione, attraverso gli accordi di produttività, il conto welfare, tutta una situazione dove le aziende si appoggiano a dei provider per offrire quell'offerta di servizi. Se andiamo a fare un'analisi molto attenta, copre le aziende strutturate, le grandi imprese che ne abbiamo poche. Allora, come possiamo fare in modo che quella frontiera non sia per pochi ma sia inclusiva per tutti? Penso alle società di mutuo soccorso quando sono nate, cioè partire un po' dalle origini, è interessante sviluppare quel modello solidaristico. I pensionati, come possiamo farli rientrare in questa situazione? L'ultimo flash, mi ha colpito che oggi si vada a vedere rispetto al menù, ai provider, oggi i lavoratori, non chiedo più un buono per la palestra, oppure un buono... forse buono l'acquisto dei libri scolastici, c'è una forte richiesta perché non sono più in grado di badare ai propri genitori.
pagare la badante, oggi solo in Italia abbiamo 1 milione di badanti, e pensano ai nostri genitori, che sono non autosufficienti, 3 milioni di non autosufficienti, più persone con handicap, transferie croniche, è il futuro della sfida che noi dobbiamo affrontare pensando a un sistema di welfare innovativo che mette insieme tutti i soggetti e gli attori. Grazie, grazie davvero. È chiaro che noi dobbiamo porci l'obiettivo di come estendere e qualificare la contrattazione di secondo livello, come diffondere meglio il sistema della bilateralità, come costruire un welfare contrattuale ma anche di comunità, dove anche dentro il ruolo dello Stato, quando dico lo Stato, di quel livello centrale, regionale e il territorio, non si possono chiamare fuori rispetto a azioni di contrasto a quello che veniva fuori, l'area della povertà, sostegno alle famiglie, per far fronte ai due dati critici che abbiamo, la demografia e quello della natalità, perché mancano politiche a sostegno della famiglia. L'altra questione, io penso anche che da un punto di vista culturale dobbiamo porci un problema che non può essere un welfare pensato a uso consumistico, ma deve essere più un welfare che risponda a un bisogno sociale di quelli che oggi sono i mutamenti, i cambiamenti, la mappatura, le nuove fragilità, perché dicevo prima, nel ciclo della vita a 20 anni hai dei bisogni, a 30 ne hai, 40 che sono diversificati. Per esempio i tempi di conciliazione vita e lavoro, un altro aspetto importante di quello che è il sistema welfare all'interno di questa cosa qua. Quindi io credo che è una nuova frontiera che dobbiamo praticare, renderla più innovativa, perché c'è un problema di sostenibilità, c'è un problema di accesso, c'è un problema di come divulgare, diffondere, promuovere questa attività che non può essere sostituita, ma deve essere inclusiva ed essere integrativa attraverso una rete, un sistema dei tre soggetti che citavo prima, il ruolo dello Stato, il mercato e il terzo settore, attraverso la defiscalizzazione, gli elementi che abbiamo a disposizione. Credo che possiamo fare un sistema veramente solidaristico e inclusivo per tutti. Grazie.